Benvenuti a tutti Logistics e Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si creano degli oggetti 3D tridimensionali all'interno di un'ambientazione 3D con LibreOffice Draw. Noi abbiamo il 6.3, LibreOffice può essere installato gratuitamente nella maggior parte dei sistemi operativi, ciò significa in Windows, in Linux e anche nel Mac. Allora, apriamo subito LibreOffice Draw 6.3. Noi vogliamo avere un ambiente, diciamo, più orizzontale, che consenta all'occhio di spaziare più orizzontalmente. Allora andiamo subito nella scheda layout, facciamo formatta pagina. La prima cosa che facciamo, scegliamo orizzontale. Il formato A4 non ci piace, noi non lo stamperemo, quindi vogliamo vederlo a schermo e gli diciamo genericamente 16 noni, come se fosse un televisore di quelli nuovi, di quelli moderni, perché metteremo uno sfondo tridimensionale che è approssimativamente 16 noni. Vedete, abbiamo messo i margini sinistra, destra, in alto e in basso a 0 affinché lo sfondo possa occupare tutto il foglio elettronico. Andiamo nella scheda sfondo e scegliamo bitmap. Potremmo usare uno di questi e collocandoli a mosaico, ma invece noi clicchiamo aggiungi e importa e ce ne mettiamo uno che abbiamo trovato in internet, una cucina 3D, e quindi lo clicchiamo. Lui gli dà assegna un nome temporaneo e quello che dobbiamo fare è scegliere sempre estesa, non mosaico, perché vedete, diciamo, deve occupare tutto il nostro foglio. Facciamo ok e vediamo come è venuto. Va bene, abbiamo questa ambientazione tridimensionale. Ricordiamoci, siamo andati nella scheda layout e in formatta pagina. Adesso, come si fa a costruire un oggetto tridimensionale? Si può partire da un oggetto che è una linea e poi il motore di renderizzazione 3D di LibreOffice Draw lo costruisce tridimensionalmente. Allora, noi andiamo nella scheda inizio e vedete che fra i tanti strumenti di cui oggi non ci occuperemo, noi ci occuperemo soltanto dello strumento curva. Lo selezioniamo, si fa così, noi creiamo un piccolo oggetto, una linea che poi verrà, diciamo, ruotata infinitamente con un angolo di 360 gradi e creerà un oggetto tridimensionale. Si fa prima a farlo vedere che a spiegarlo. Clicco e premo premuto e vedete che si crea questa piccola linea blu. Lascio e viene fuori una curva. Lo riclicco e lascio e continuo facendo una piccola linea orizzontale. Doppio clicco e ho chiuso il mio oggetto. L'oggetto non si vede molto bene, allora che cosa facciamo? Sempre all'interno della scheda disegno, vedete, siamo andati. Quando un utente nella scheda inizio sceglie una curva e la costruisce, improvvisamente si materializza la scheda disegno con tutti gli strumenti relativi appunto al disegno. Noi aumentiamo la dimensione, vedete che si vede un pochino meglio. E adesso quello che possiamo fare è andare per esempio nella casellina discesa trasformazioni e segnare lo strumento in solido di rotazione 3D. Quindi questa linea verrà trasformata in un oggetto tridimensionale grazie ad una rotazione di 360 gradi. Lo clicchiamo e poi clicchiamo in un punto esterno per dire che questo angolo di rotazione ci va bene. Se non ci andasse bene lo possiamo modificare, ma in questo caso ci va bene. Clicchiamo in un punto esterno, vedete che abbiamo creato praticamente una ciotola tridimensionale a partire da un oggetto lineiforme, cioè una curva. Adesso che cosa possiamo fare? Sempre cliccando, se noi selezioniamo questi oggetti, vedete le maniglie bianche che contornano tutto l'oggetto. Se noi selezioniamo il pulsante trasformazione, vedete che si trasformano in pallini verdi perché noi questo oggetto lo dobbiamo orientare un pochino in maniera tale che abbia lo stesso orientamento dell'ambientazione 3D che abbiamo scelto. Possiamo andare anche ad occhio così. E poi cliccando fuori, ricliccandolo, noi lo possiamo, ad esempio, rimpicciolire e rendere un pochino, spostare, lo mettiamo. Noi cancelliamo la ciotola di mele e ce ne mettiamo una nostra che ha delle caratteristiche diverse. Allora, vediamo se questo oggetto ci sembra abbastanza coerente con, diciamo, l'ambientazione 3D. Lo spostiamo anche con le freccettine della tastiera, eh? Vediamo, forse deve essere spostata ancora una volta. Facciamo trasformazioni, si ripresentano le maniglie verdi e lo giriamo un pochino più, lo ruotiamo tridimensionalmente così, poi lo selezioniamo, lo facciamo scendere un po' per staccarlo dai bicchieri, vediamo coprendo sempre. Ecco qua, noi abbiamo introdotto un oggetto. Allora, che cosa facciamo adesso? A noi non ci è bastato creare un oggetto con lo strumento curva e poi trasformazioni e l'abbiamo trasformato con una rotazione di 360 gradi. Noi vogliamo introdurre un altro oggetto all'interno della ciotola. Allora, noi abbiamo preso una fetta di cocomero, sempre da internet, che vedete sembra tridimensionale. Questi gli scacchettini grigio chiaro e grigio scuro sono la trasparenza, ma in realtà è sempre
praticamente un'immagine 2D, è una mappa di bit 2D che sembra tridimensionale. Da che cosa lo capiamo? Perché se noi andiamo sempre in LibreOffice Draw e per esempio facciamo nel menu inserisci, noi scegliamo immagine e la inseriamo, ci saranno delle differenze di grandezza, ma adesso lo sistemiamo. Noi possiamo vedere che questa anguria, se noi per esempio tentiamo di metterla dentro la ciotola, vedete che a parte non è credibile, no? Io la voglio mettere dentro la ciotola e faccio per esempio tasto destro, disponi e posso scegliere due opzioni, porta indietro, ma vedete che non ha capito, non è questo quello che voglio fare. E se faccio sempre tasto destro, disponi dietro l'oggetto, non è sempre la stessa cosa, non capisce. Allora noi dobbiamo trasformare questo oggetto che sembra tridimensionale, lo dobbiamo convertire in un oggetto veramente tridimensionale per il motore di rendering di LibreOffice Draw. Come si fa? Si seleziona l'oggetto, vediamo le maniglie bianche e poi si va nel tasto converti, attenzione che adesso lo riselezioniamo per bene, vediamo se ci funziona un attimo che abbiamo dei problemi di selezione. Allora noi lo selezioniamo, facciamo tasto destro e troviamo nel menu converti in 3D. Vedete che cambia la luce dell'oggetto, si capisce, perché è stata una conversione di un oggetto che in realtà è bidimensionale in una specie di falso oggetto tridimensionale. Ma noi possiamo andare per esempio in trasformazioni, se noi selezioniamo la freccettina, no, possiamo andare in effetti 3D e noi dopo in effetti 3D, se noi selezioniamo per esempio la scheda della luce, vedete che noi possiamo modificare il punto di luce e poi cliccare il segno di spunta ed ecco che cambia la luce, tentando di ripristinare in questo oggetto che non era presente in questa foto un punto di illuminazione simile alla foto stessa. Adesso che noi abbiamo trasformato con tasto destro converti in oggetto 3D questo oggetto, noi possiamo fare così, tagliarlo, lo tagliamo, poi selezioniamo l'oggetto ciotola, facciamo sempre tasto destro, facciamo modifica gruppo. A questo punto siamo entrati all'interno di questo gruppo tridimensionale. Se facciamo tasto destro, per esempio incolla, noi vediamo che l'oggetto viene messo all'interno. Vedete, è microscopico, adesso lo risolveremo. E il motore di renderizzazione ha un problema. Quando si sovrappongono due oggetti tridimensionali, lascia questa specie di fantasma tridimensionale che ricorda la dimensione proprio del quadro in pixel dell'immagine. Allora noi che cosa facciamo? Facciamo tasto destro, usciamo dal gruppo tridimensionale, con il tab nella tastiera lo selezioniamo e possiamo fare cance. Eliminiamo questa cosa qui. Adesso, rientrando con tasto destro dentro modifica gruppo e utilizzando il tab, noi riusciamo, vedete, a selezionare soltanto l'immagine dell'anguria e adesso possiamo manipolarla, se ci riusciamo, facendola un pochino più grande. Vedete? Vedete che adesso sembra a tutti gli effetti che è dentro? Perché la parte davanti dell'anguria è oscurata dalla ciotola, mentre la parte dietro si vede. Allora continuiamo noi ad ingrandirlo. Noi abbiamo fatto questa cosa qui perché sennò l'effetto non era realistico. Vedete che noi abbiamo veramente creato un oggetto tridimensionale che sembra essere entrato all'interno di un altro oggetto tridimensionale. Questi oggetti provenivano da luoghi diversi. Vedete, l'anguria sembra adesso, per fortuna, all'interno della nostra ciotola creata da una linea. La muoviamo con le freccettine, lo rendiamo un pochino credibile. Adesso possiamo vedere se in trasformazioni ancora non ce lo fa fare. Allora facciamo tasto destro, esci dal gruppo e riusciamo, tentiamo in trasformazioni, vediamo in effetti 3D se riusciamo a dargli una luminosità un pochino più credibile. Ci proviamo, la mettiamo qua, facciamo segno di spunta, un pochino più credibile è venuta. D'accordo? Noi abbiamo allora inserito semplicemente uno sfondo andando nella scheda layout formata pagina e l'abbiamo messo in un documento che era in orizzontale. Vediamo che qui ci ha rimesso i margini, facciamo 0, tab 0, tab 0, tab 0. In orizzontale gli abbiamo detto 16 noni. Lo sfondo l'abbiamo preso semplicemente con il tasto, per esempio, bitmap, perché è una mappa di bit, e l'abbiamo scelto all'interno del nostro computer. Noi abbiamo scelto una cucina 3D. D'accordo? Poi abbiamo creato, se noi andiamo nella scheda inizio, in questa nuova interfaccia utente a ribbon come quella di Microsoft Office, che c'è in LibreOffice 6.3, lo strumento curva. La curva è uno strumento che può essere trasformato in un oggetto tridimensionale scegliendo per esempio
l'opzione rotazione 3D a 360 gradi. Abbiamo costruito la ciotola, abbiamo orientato la luce. Abbiamo inserito semplicemente con Inserisci immagine un'immagine che era tridimensionale soltanto apparentemente. Tasto destro l'abbiamo convertita in 3D e poi l'abbiamo inserita aprendo il gruppo tridimensionale. All'interno della ciotola abbiamo modificato la luce. Allora, vediamo adesso come si può esportare. Poi abbiamo fatto tante cose. Se rivedete il video, vedete tutti i passaggi. Facciamo esportare, facciamo esporta in PDF e noi lo chiamiamo 3D, cucina 3D e vediamo come viene, se viene credibile. Cucina 3D, il formato è PDF, lo mettiamo nella scrivania. Salviamo. Vediamo che cosa ha fatto, noi lo troviamo qua. Lo doppio clicchiamo e vediamo che cosa è venuto. Ecco, vedete, è abbastanza credibile perché noi abbiamo inserito un oggetto tridimensionale dentro un'anguria, l'abbiamo appoggiato su un tavolo di una cucina che ovviamente veniva da una renderizzazione completamente differente. Questo tipo di video ha mostrato un po' una serie di passaggi, come utilizzare LibreOffice Draw, ma se viene rivisto anche lentamente, praticamente uno si appunta i passaggi, poi le cose sembrano più chiare. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.